I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifri. In base al DMC numero 145 del 2/03/2006 e alle delibere AGCOM 26/08 CIR e 15/04 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. L'estate cola qua, finalmente caldo fa, con i numeri danziamo mano nella mano. Danza Lambo con il terno e dimentica l'inverno, mentre il sole ti arrostisce, Casalotto ti stupisce. L'estate cola qua, finalmente caldo fa, con i numeri danziamo mano nella mano. Tra vertibili e gemelli trascorriamo giorni belli, mentre la gallina canta, ecco arriva anche il 90. L'estate cola qua, finalmente caldo fa, con i numeri danziamo mano nella mano. Eccoci, buonasera, buonasera, buon inizio di settimana, una settimana devo dire importante e decisiva perché domani sarà l'ultima estrazione di luglio e poi entreremo in un nuovo ciclo che è quello di agosto con l'estrazione del giovedì. Quindi insomma, ultima e prima estrazione della di giovedì, venerdì, sabato del nuovo mese. È una settimana importante, vero Marco? Buonasera Ciao, intanto. ciao Sheila, ben ritrovata, un buon lunedì sera a te, un buon lunedì ovviamente a tutto il pubblico di Casalotto. Noi siamo pronti ad affrontare ovviamente domani sera, quindi tra 24 ore, esattamente in questo punto ora, inizieranno ad arrivare le prime ruote per chiudere con la 17ª estrazione del mese di luglio, quindi ovviamente l'ultima. Ne approfitto per ricordare che noi siamo qua fino all'estrazione di sabato, quindi anche i primi giorni di agosto. Tutto è nella norma, assolutamente in diretta. E poi dalla settimana dopo, anzi in questa settimana, ricorderemo in più riprese ai tanti amici nei vari appuntamenti, perché poi c'è chi segue la mattina, chi il pomeriggio, chi la sera, che cosa appunto all'interno del mese di agosto appunto l'emittente ha riservato per quanto riguarda il gioco. Intanto vi ricordo che i portali sono sempre tutti aggiornati, ci saranno delle mini pillole, delle dirette durante ovviamente la giornata estrazionale, un po' come l'anno scorso, dove lì c'è un portale che viene aggiornato esattamente in quel momento perché io e Lio, ovunque saremo, ovviamente seguiremo in diretta l'estrazione e creeremo il contenuto perfetto. Vi ricordo che l'anno scorso è stato un anno fantastico, rientrati a settembre, quindi quando è ripartita la trasmissione, avevamo dei commenti pazzeschi su quelli che sono stati i risultati del mese di agosto. Speriamo di replicare anche quest'anno. Intanto chiudiamo luglio, che è già stato un ottimo mese e ci sono delle piccole possibilità per l'ultima estrazione. Poi già da domani inizieremo a dire si volta pagina. Ma intanto rimaniamo nella pagina pregressa perché non abbiamo ancora finito di stupirvi. Sentiamo gli argomenti e poi io vado dritto in redazione con una roba noiosa, il 990, che insomma abbiamo già avuto ottimi risultati. A te. Come andremo a parlare di cinema e di ricette spagnole, come l'abbiamo fatto nelle puntate della scorsa settimana, di cinema parleremo di un film del 1984. Che ho fatto io per meritare questo con la regia del grande Pedro Almodóvar e poi per le ricette spagnole le abbiamo nominate, non potevamo non metterle in scaletta questa sera, buonissime le tortillas de patatas. Eh sì, In ce tutti i n'è di modi, tanti, brava, in tutti i guarda. modi. Sì, mi piace proprio tanto, tanto. Ah, adesso mi viene in mente un posto dove le fanno al Buono, come momento. antipasto, come aperitivo, Ma come come cena, ma cena, sì. perché comunque riempie, Sì, poi ti danno quelle slappe, ma che buone. Cioè. Lì non so quelle robe lì come le fanno, io non mi ci metto neanche, non credo sia così Mai difficile. provate. Penso che ci sia della farina, insomma, non è proprio solo uovo. Vabbè, ci arriviamo. Intanto andiamo in redazione, partiamo dalle news, statistiche di Casalotto, tutto legato, insomma, questo è il mondo ed è ancora il mese del 9 e del 90, che certo in qualche occasione non ci ha premiati, però insomma devo dire che non ci possiamo lamentare. Ciò che avrete è doppio ambo col 9, il terno col 90 e l'abbinamento al 9,90. Siamo perfettamente in linea con i classici. Venite con me, andiamo.
Ci siamo, 895-095, tasto 3. Mi raccomando, perché questo è il portale di riferimento proprio per il mondo del 9, del 90 e del 990. Faccio un mini riepilogo, poi sparisco e vi lascio ovviamente il tempo utile per sfruttare il portale. Due sono gli ambi con il 9, uno è il terno col 90 e ovviamente dobbiamo chiuderlo sto mese. 990 e abbinamento interno. Vi aspetto con l'io al tasto 3. Ero là, là dove? In spiaggia, proprio sopra il bagnasciuga. Troppo tardi ho scoperto che ero sopra una tartaruga. Se col caldo ci resti sotto, stappa e bevi un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, e mi passa davanti un bonazzo. Troppo tardi ho scoperto che era una grande testa di... Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Ero là, là dove? In spiaggia, quando arriva un'enorme bagnina, quella inciampa mi cade addosso, ahi, mi trasforma in una lunga piadina. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti. Se col caldo ci resti sotto, yeah, stappa e beviti un casalotto. Se col caldo ci resti sotto, stappa e beviti. Dedichiamoci un attimo alla prima notizia, che è un film di qualche anno, ma è sempre di lui, quindi tutti i suoi meravigliosi film sono dei capolavori. Ricordiamo, è dell'84, il titolo è Che ho fatto io per meritare questo?
Allora, Gloria, interpretata da Carmen Maura, vive in un piccolo appartamento della periferia popolare di Madrid insieme al marito Antonio e ai due figli Tony e Miguel. E fin qua. Antonio è un tassista scorbutico, ossessionato dal ricordo di una storia d'amore avuta anni prima con Ingrid, una cantante tedesca. Tony, uno dei due figli, 14enne, spaccia eroina, mentre il più piccolo, Miguel, si prostituisce. A posto siamo. Insieme a loro risiede anche la mamma di lui, di Antonio, una signora eccentrica e spensierata. La famiglia ha numerosi problemi economici. Lo stipendio del marito non è sufficiente e per questo Gloria trova lavoro come domestica. Il nucleo centrale del quarto lungometraggio del regista spagnolo Almodóvar è rappresentato da Gloria, casalinga e donna di servizio tutta casa e cucina. Vive col marito tassista un'esistenza miseranda e ha accumulato una grande frustrazione. È la sfortuna in persona, insomma. Non è però un film drammatico secondo la follia del suo autore, è una parodia che non manca di evidenziare aspetti emblematici di quotidianità. Su tutti troneggia, oltre a Gloria, la spassosa figura della nonna. Non l'ho visto, tanti film di Almodóvar non ho, soprattutto questi i più vecchi. Tu l'hai visto? Sai che ho un vuoto? Allora, l'ho visto una sola volta, non è uno di quelli che ricordo vagamente la storia, per cui devo assolutamente rivederlo. Questo l'avevo rimosso completamente, mentre tutti gli altri li ho visti, rivisti, alcuni li so a memoria, qualcuno lo apprezzo, qualcuno un po' meno, perché insomma non è che sono sempre tutti meravigliosi, questo non me lo ricordo. No, mi ricordo vagamente la trama, per cui il titolo l'ho visto, ma un vuoto totale, per cui ho un compito per la nottata. Ecco, un altro da segnare sul libricino da assolutamente rivedere. Questo sì, anche perché vabbè, poi come tanti, insomma, tanti registi un po' folli, non è che ci azzeccano sempre, ce ne sono alcuni che non mi fanno impazzire, o li trovo magari troppo sopra le righe o talmente assurdi, come uno dei primi dove ci sono le suore che spacciano eroina. Devo dire che quello è uno dei più folli, che non è nemmeno tradotto in italiano. Sì, no, c'è anche in italiano, però vabbè, quella è follia pura, l'ho visto due o tre volte, non è uno tra quelli... No, beh, è pazzesco, sì. No, poi stavo pensando qui alla follia della famiglia, mi è venuta in mente una Carmen Maura, invece in una produzione francese dove non c'entra nulla Almodóvar. Non so se tu l'hai visto, Paulette. No, è abbastanza recente, credo un decennio fa, ed è questa signora anziana che vive nelle case popolari nella periferia di Parigi e si mette a spacciare hashish. Perché la pensione non basta. E tra le sue amiche c'è anche Carmen Maura. Per cui alla fine, invece di spacciare proprio il fumo, lei va per strada a spacciare, ha dei vecchi che fumano ancora, è divertentissimo, fanno dei dolci con l'erba. Quindi sono un gruppo di amiche che non vanno più a giocare a carte, ma fanno questa pasticceria drogata, per cui è molto divertente, molto carino, ed è uno spaccato, secondo me, poi lasciamo stare il lato droga, il lato spaccio, che ovviamente è illegale, ma che però insomma fa capire un po', insomma, in certi ambienti come tanto bene non si vive. Quindi lei trova, insomma, questo stimolo, ed è molto carino che qui c'è, perché Carmen Maura ha fatto tantissimi film anche per la Francia. Vabbè, basta, finito. Ok, questo qui comunque lo devo rivedere, non me lo ricordo, ricordo poco e quindi lo voglio assolutamente stasera, nella notte lo cerco e lo vedo. Adesso torniamo in redazione, abbiamo un quarto d'ora, quindi siamo esattamente a metà per quanto riguarda l'appuntamento del lunedì sera. Lo ripeto e lo ricordo, domani c'è l'ultima estrazione del mese di luglio, per cui tutto diventa un po' la va o la spacca, perché poi si volta pagina e apriamo le porte ad un mese eccellente come agosto. Qui andiamo a vedere, proprio per l'ultima, il terno energetico, che è una classica giocata di fine mese, che a sto giro ha l'88 ed è casuale. Il terno invece radicale, che è legato agli stessi, ma è capitanato dall'ambata 89. E l'ambo secco vertibile, per cui due terni e un ambo con 3 euro si possono tranquillamente giocare, non servono mai cifre folli, anche perché si può non vincere nulla, per cui il rischio di giocare e di non portare a casa nulla c'è sempre. Devo dire, qualche estrazione fa schifo, però insomma di ottimi risultati anche in luglio ne abbiamo avuti, sull'ultima si alza l'asticella, e allora attenti perché il contenuto è davvero piccolo ma indispensabile, va a colpire 3 punti ben distinti, dall'ambo vertibile al terno radicale legato all'89, ma attenti al terno energetico che contempla e contiene il gemello 88, tra i più attesi. Venite con me.
Ci siamo, e allora Terno energetico con l'88, Terno radicale legato all'89 e Ambo vertibile di fine mese. Tre piccole strade contenute nell'89 2277, rete fissa cellulare, insomma basta un telefono. Piccola è la cifra di tutta la telefonata, ormai lo sapete da più di 20 anni. Attenti perché anche il contenuto è super giocabile. Vi aspetto con l'io al tasto 3. Sei mai stanca, ti va giù la pancia, butti la bilancia, da luglio ad agosto, ma è lo stesso posto, chi ti ferma più? Solo la TV, per guardare Casalotto d'estate, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Se la notte è corta e il gatto miagola, cigola la porta e spiace chi la fragola. Se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh, yeah, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Se fa troppo caldo e il cervello bolle, non sei troppo saldo e ti senti molle. Se la vita è grigia, meglio cominciare a fare la valigia. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Ne ho abbastanza, oh yeah, vado in vacanza. Ci siamo. Guarda, piccola anticipazione, perché noi abbiamo un'altra notizia e poi ci sarà l'ultima opportunità ovviamente per andare in redazione e andare ad aprire le porte ad un altro portale che è quello più atteso. Attenzione, perché il contenuto del portale al costo di un caffè è un ultimissimo minuto, quindi piccola anticipazione nell'appuntamento del lunedì sera, questo con due ambi specialissimi, ognuno ha una sola ruota, poi ovviamente vi dico quali sono e andremo ad aprire
tutte le linee, quindi rimanete lì perché non è ancora finito, anzi manca il pezzo più importante tra i consigli ed è anche il più facile da giocare. Di che parliamo? Di cose buone. Beh, allora, io di ricette sempre. Spagnole, adesso arrivano anche le immagini, ovvero la tortillas de patatos o patatas? E tortilla de patata, dipende, plurale, singolare, però insomma. Vabbè, non è che basta mettere una S. È una frittata di patate croccanti, deliziosa e arricchita con spezie a seconda delle tradizioni locali. Una sostanziosa frittata, anzi molto più di una semplice frittata, alta, ricca e saporita, soprattutto nella variante con le cipolle. Buona. Buona, che vuoi che ti dica, poi con le uova fresche che ti ho portato alla contadina. Brava, se patate e cipolle, devo dire che è la migliore. Mamma, davvero? Ma, sì. E beh, la tortiglia è una, tortillas ovviamente più di una, plurale. Caspita, patatas, è proprio alta patata. Buona. Ma devo dire che le varianti poi sono tante. Quante uova devi mettere, mamma mia? Ma, beh, allora, io credo ci sia ovviamente della farina, perché ha comunque una consistenza... La vediamo, bella sostanziosa, quindi credo che sia uovo, farina, patate, cipolla e poi ci sono, ripeto, una montagna di varianti. Sì, l'ho vista con gli spinaci, insomma ce n'è di diverse... Ma non vedo farina nei vari passaggi. No, ma c'è per forza, perché non starebbe insieme. Ho capito. Cioè, comunque ha sempre una consistenza mattonosa. Buona. Pensa, c'è un posticino. Per me sarebbe un piatto unico. C'è un posticino dove io vado che i turisti non vanno mai, non si paga niente. Bello. È veramente. Ed è un posto super premiato oltretutto, ma ci sono pochi tavolini, fai a volte anche la coda, ma sono tutti del posto. Perché non è bello, anzi, esteticamente è anche abbastanza brutto, proprio una trattoria scrausa, ma trovo che si mangi da Dio. Soprattutto la cucina è aperta e ci sono quattro signore che sono poi le mogli dei camerieri. Belle, piene, che fanno tutto al momento. E quando io mangio questa, fatta al momento, poi capita di mangiare in giro, ma secondo me hanno già tutti dei processi, insomma. Invece no, devi aspettare il tempo. Difatti, in questo ristorantino, se vuoi la paella, la devi prenotare e se ti siedi al tavolo e la ordini, sai già che per un'ora e mezza non te la serviramo. Ah, okay. È tutto fatto al momento. Assolutamente. Veramente i costi sono ridicoli, ma ridicoli veri. E io queste qua mi ci sfondo. Dai. Di queste qua. Vabbè, non interessa a nessuno, però insomma funziona così. Diamo in redazione, chiudiamo in bellezza col portale al costo di un caffè con questo ultimissimo minuto speciale Una Ruota. Una ruota per Lambo Geniale e la sua ruota è ovviamente la nazionale, ma c'è anche Lambo Salvagente a Napoli. Unica ruota. Tutto qua, andiamo. Pochi minuti al termine, ma io vi rilascio tutti perché l'89 22 88 portale che costa poco più di un caffè da reti fisse dai cellulari è sempre super richiesto, ambito, chiamato e usato. Oltretutto il contenuto è facile. Due ambi, ogni ambo ha una ruota. Ovviamente l'ambo geniale ha come sua ruota predominante la nazionale e l'ambo salvagente è a Napoli. Tutto qua. Facciamo un conto? 1 euro per l'ambo geniale alla nazionale, 1 euro per il salvagente a Napoli. Tutto qui. Attenti perché possiamo anche giocarci il numero oro in estrema semplicità. Vi aspetto con l'io, ultima possibilità di questo lunedì sera al tasto 3 nell'89 22 88. Segretarie, ministre, gelataie, cantanti, operai.
estate vicina, fondamentalmente è un'estate italiana, fondamentalmente è un'estate in piscina, fondamentalmente è un'estate bollente. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Fondamentalmente è un'estate lo stesso, fondamentalmente è un'estate italiana, fondamentalmente è un'estate di sesso, fondamentalmente è un'estate bollente. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi. Tu lo sai, ora fai quel che vuoi, quel che vuoi, quel che vuoi. Finito. Eccoci, finita la nostra puntata. Allora, io vi aspetto domani per l'ultima estrazione dell'8 di luglio e poi entreremo in un, insomma, nel pieno proprio del mese estivo e caldo, dove Casalotto si fermerà, ma ci sarà sempre comunque le mini pillole, lo ricorderemo per tutta la settimana. Assolutamente, con l'orario anche preciso, per cui dovrete sintonizzarvi solo nella sera d'estrazione in quel range temporale. Grazie ancora, buona serata e ci vediamo domani perché abbiamo ancora tanto tempo. Grazie, ciao, grazie, buona Marco, serata. Ciao, buona serata anche da parte mia, ciao.